Prima di svelarvi la storia di Visione Bianco nei fumetti, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella degli avvisi. WandaVision si è conclusa, ma ci sono ancora tante cose da spiegare sulla serie, quindi se ancora non l'aveste vista, vi avvertiamo del rischio spoiler sul finale della serie. Al termine dell'ottavo episodio abbiamo visto la Visione Bianca, già apparsa nei fumetti Marvel e molto importante per lo stesso Visione. Ci sono infatti due figure chiave, Visione Bianca e Antivisione, che potrebbero portare a un incredibile sviluppo per il personaggio interpretato da Paul Bettany. La versione priva di colore del sintezoide appare per la prima volta sulla copertina del West Coast Avengers 45, serie pubblicata tra il 1984 e il 1994. Wanda si sveglia un giorno accorgendosi che il suo amato non si trova a letto con lei e inizia dunque una lunga ricerca del Vendicatore insieme al suo gruppo, senza successo. Dei presunti agenti dello SHIELD avevano infatti ingannato Mimo, una dei Vendicatori, per aiutarli con un piano di emergenza volto a contenere Visione e i suoi poteri. L'obiettivo era invece quello di rapire Visione per deassemblarlo in laboratorio. Una volta infiltrati all'interno, Mimo e Scarlet scoprono che del povero Visione non è rimasto niente, solo un cumulo di pelle rossa completamente prosciugato di ogni sua energia. I Vendicatori recuperano i componenti di Visione e tornano alla base per comprendere cosa fare con ciò che resta del sintezoide. Hank Pym inizia dunque a lavorare al riassemblamento, la sua memoria però è stata totalmente cancellata. Una prima versione di Visione attacca Wonder Man e Wanda come parte della sua modalità difesa. Pym riesce a spegnere il pericoloso sintezoide ed è in grado di completare il suo lavoro. A Scarlet Witch viene quindi presentato la nuova Visione, completamente bianca dopo che la carne artificiale rossa è stata danneggiata. Nel frattempo Proctor, versione alternativa di Terra 374 del Cavaliere Nero, invade la Terra 616 per uccidere Cersei. Decide di utilizzare il Visione proveniente dalla Terra 932, una controparte malvagia del sintezoide, anche conosciuto con il nome di Antivisione. Il suo intento è quello di scambiare le menti e i corpi delle due Visioni per infiltrarsi nelle fila degli Avengers e distruggerli. Proctor rapisce la Visione Bianca e scambia i corpi. L'Antivisione in questo modo ne prende le sembianze. La vera identità di Antivisione viene scoperta dagli Avengers, che obbligano il sintezoide a condurli alla cittadella di Proctor. Lì scoprono che la Visione di Terra 616 è tenuta prigioniera, scatenando la battaglia. Nonostante le gravissime ferite subite, l'Antivisione riesce a sopravvivere alla distruzione della cittadella di Proctor e pianifica le sue mosse per recuperare il vecchio corpo. Nella miniserie in 4 volumi di Visione, il villain riesce a infettare la mente di Vis tramite un virus che lo conduce progressivamente alla follia. Il sintezoide di Terra 616 arriva a resistere al virus per giungere allo scontro finale con Antivisione, sconfiggendolo definitivamente. Da questo momento in poi, avendo riguadagnato ogni suo lato caratteriale, finalmente Visione può tornare ad essere se stesso. E voi conoscevate la storia di Visione Bianco? Fatecelo sapere in un commento qua sotto.